Questa è una di quelle cose che andava fatta da un bel po'. In realtà l'ho già fatta a casa dei miei. Mi si fa prima di trasferirmi, ma va rifatta. Ciao a tutti e bentornati su Painting Sam. Oggi mi vedete nella mia scarpiera. Sì, diciamo che abbiamo adibito questo sgabuzzino alla scarpiera. Nel corso dei prossimi mesi ho deciso che un video al mese sarà dedicato all'organizzazione della casa. Non vi voglio fare un tour o quant'altro, però preferisco farvi vedere magari come organizzo determinate aree di casa, così da potervi essere magari anche utile. Ora mi sono resa conto che c'è da fare di clutter della scarpiera, vi faccio vedere anche come è composta naturalmente la scarpiera. E queste sono semplicemente, penso si vedano oltre alle foto di amici e parenti che mi piace mettere lì, e questi qui non so se si vedono, sì si vedono un po'. Sono due, diciamo, la volpe e la pecorella, che sono, me li hanno fatti diciamo i miei nipotini, e quindi sono dei lavoretti che hanno fatto all'asilo e li ho voluti attaccare lì. A parte questo, spero che si veda e si senta anche bene, sono in piedi ed è già qualcosa. E vi dico appunto che queste scarpiere sono prese da IKEA, sono costate pochissimo. Potete mettere i piani naturalmente all'altezza che volete, difatti alla fine poi vi faccio vedere bene com'è fatta questa scarpiera quando finiamo di pulire. Il primo e l'ultimo ripiano e anche il penultimo sono più alti perché tendo a mettere scarpe come stivali, eccetera, non visibili perché non c'entrerebbero, ne ho molte, devo essere sincera. E in più mi piace che comunque stiano nella scatola. È vero che qui c'è una porta, ed è vero che non ci sono finestre, però comunque sia preferisco sempre tenere quello che posso, quindi soprattutto scarpe in pelle eccetera, nelle scatole. Per il resto invece, come sandali e quant'altro, le scarpe da ginnastica, che sono poche, le tengo invece aperte, ma vedremo tutto nel corso del tempo. Quindi ora che faccio? Mi abbasso e facciamo insieme questo declutter. Allora, mi sono seduta, adesso cominciamo a fare tutto il procedimento. Faccio una piccola premessa, se non volete sentirla skippate un pochino più avanti. La prima premessa è che alcune di queste scarpe sono nuove, quindi cercherò di venderle. C'è un sito visto su Facebook che si chiama, una pagina, che si chiama Marketplace, se non erro, comunque vi lascio il link nell'info box. Dove è possibile vendere appunto oggetti, quindi le scarpe che ritengo appunto siano vendibili e quindi nuove saranno tutte massimo intorno ai 15 euro, quindi più naturalmente se non siete di Bari spese di spedizione, ma in quel caso naturalmente le porto a 10 euro le scarpe. Sono tutte ovviamente nuove e in ottimo stato, alcune purtroppo mai utilizzate, e quindi trovate il link se vi può interessare. Il numero che porto di solito è 3940. Non posso neanche regalarle ad amiche perché hanno un numero di scarpe più piccolo, e mia madre non usa scarpe col tacco, quindi sarebbe inutile. La seconda premessa è che sto facendo questo lavoro nonostante io appunto l'abbia già fatto a casa dei miei prima di trasferirmi, perché effettivamente dopo la frattura, e guardate i miei piedini, ciao, salutate. Dopo la frattura alla caviglia, se già prima ponevo attenzione alle scarpe che compravo, adesso ancora di più. In particolar modo mi sono resa conto che, prima pensavo che le scarpe con il plateau e la zeppa fossero quelle più comode. In realtà mi sono resa conto col corso del tempo che mi sbagliavo, ovvero preferisco scarpe col tacco grosso e medio. Per medio intendo massimo 7 centimetri, ma sono già troppi, quindi intendo un 3-5 centimetri, che sono quelli con cui io cammino giornalmente e basta. Devono essere solide, ma ho capito che se la scarpa è fatta bene, quindi se c'è l'imbottitura, il plateau è anche tranquillamente evitabile, e che molto spesso le zeppe all'interno sono vuote. Di conseguenza non sono per niente stabili, anzi, tanto è vero che alcune zeppe le ho già eliminate, e di conseguenza quindi preferisco una tipologia di scarpa diversa. Ho fatto un ordine su Zalando, che vedrete appena appunto mi arriveranno, per sostituire alcune di quelle scarpe che io utilizzavo spesso
e che adesso non voglio più mettere perché sono cambiati i gusti, ma anche perché voglio porre maggiore attenzione alle mie calzature. Quindi, detto ciò, cominciamo. Mi sono premunita già di due bustoni e naturalmente del pronto polvere e della pezza, quindi vedrete probabilmente velocizzato, io intanto vado avanti. Croce Delizia, queste qui di Anna Field, prese su Zalando, che sono bellissime, hanno il tacchetto fatto, queste si chiamano slip back, se non erro, non sono esperta, hanno però la punta che è abbastanza arrotondata, l'adoro, e il tacchetto giusto con questi dettagli, questi rilievi. Io adoro questa tipologia di scarpa perché io ho il problema che dietro mi tagliano tutte, quindi io le classiche décolleté chiuse dietro non le porto, mi piacciono tantissimo ma mi fanno malissimo, non riesco proprio a portarle, quindi preferisco questi modelli qui. Però il tacco, questo qui, è vuoto praticamente all'interno e quindi quando la metto non è così stabile come vorrei. È vero che è bassa, è vero che è imbottita dentro, quindi questa per ora la tengo, però sono un po' indecisa. Allora, questa invece è il tipico esempio di scarpa che non ha plateau, si vede, forse, ecco, non ha plateau, ha il tacco giusto, saranno 5 cm più o meno, è imbottita e ha il collo del piede abbracciato. Queste le ho prese, aspettate, che si abbracciano, queste le ho prese da Tata quest'estate quando la mia collega, nonché amica intima, Antonella, che so che guarda i miei video, mi portava sempre in giro a fare shopping e quindi ero costretta a vedere tutte le bellezze proposte dal panorama della moda e non ho saputo resistere. Sono tra le scarpe più comode che abbia mai provato, le mettevo per andare al lavoro, per uscire, qualsiasi cosa, sono di una comodità estrema perché sono appunto imbottite e sono veramente tanto tanto comode, abbracciano proprio bene il piede, lo sentite ben agganciato, merito anche della fibbietta davanti, fantastiche queste scarpe. Sono tra i pochi esempi di zeppa che riesco a portare, ve la metto sempre qui, perché sono in vera pelle anche le striscette, sono sempre di Tata queste qui, il tacco, diciamo, il plateau e tutto è giusto, comunque ci cammino tranquillamente e ripeto, avendo il braccialetto mi tiene ben stretto il piede, quindi queste qui restano. Estremamente soddisfatta di come è venuto, ora vi faccio la panoramica e vi faccio capire come è fatta questa scarpiera. Allora, abbiamo tutti questi ripiani qui, sono stati tutti puliti, il ripiano più in basso che vedete qui è quello che io adibisco ai borsoni, ai beauty case eccetera, dopodiché qui ho messo le scarpe, diciamo, che utilizzo comunque quotidianamente, che hanno però il tacchetto e quindi sono un po' più carine, più aggraziate. Qui ne è venuto praticamente uno scaffale vuoto, tranne quelle lì in fondo che mi ha regalato un'amica di mamma, che sono bellissime, hanno la pianta quadrata e sono carinissime, sono rosse e fucsia. Aspettate, vediamo se riesco a farvele vedere. Sono troppo carine. Guardate, rosse e fucsia. Io le adoro, bellissime. Ok, questi qui li trovate per un euro all'IKEA, un euro ciascuno. E sono comodissimi perché, vedete, vi basterà metterli nella scarpiera, che poi è praticamente una sorta di libreria, e potete riporre tutte le vostre scarpe. Io ripongo tutti i sandali qui a vista, quindi io non faccio mai il cambio stagione, proprio perché così è tutto sotto mano. Qui quelle che utilizzo più spesso, appunto, qua ho le uniche due mie paia di ballerine, perché io le ballerine non le sopporto, e quindi, insomma, queste sono le uniche.
Sopra poi abbiamo messo invece, vabbè, altri di questi, tutto ciò che serve appunto per indossare le scarpe, eccetera. Abbiamo messo poi ciabatte invernali, ciabatte estive e ciabattine da mare. Questo lato basta, vabbè, ora vedrete un po' di caos. Dopodiché, qui ho messo tutte le scarpe invece eleganti, quelle più da cerimonia, diciamo. E qui ho messo le slip back, abbiamo detto che si chiamano, che sono molto carine. Su queste sono indecisa, però sono troppo belle e quindi per ora le tengo. Poi a me la punta piace molto, devo dire la verità. Qui sotto ho messo invece, ci sono due di questi, uno e due, che sono praticamente quelle tipo scarpe da ginnastica, ma con cui vado a passeggio, quindi ci sono anche questi modelli qui che io pensavo non mi sarebbero mai stati bene, quindi le stringate che ho dovuto comprare quando lavoravo a Tivoda, che in realtà sono molto belle e non sono per niente scomode, quindi devo dire. Qui c'è la sezione di raffi. Sì, è l'unica sezione di raffi, porta sempre quelle scarpe e basta. Sotto ho messo tutti i miei stivali che adoro, di cui tre file o quasi, sono praticamente tutti neri e ho la fissa. E qua invece ci sono quelli cammello, blu, beige e grigio argento. Sotto sotto invece l'ultima sezione dedicata agli stivali, diciamo per andare sulla neve, eccetera, e alle scarpe da ginnastica, tra cui ci sono anche queste qui, sempre ciao piedino, che tra l'altro non so se si vede, ma i porcellini disegnati sopra. E lascio spazio ai commenti, mi raccomando. E ci sono anche le scarpe antinfortunistiche che ho preso quando stavo da IKEA, che ci hanno dato come materiale quando stavo da IKEA. E niente, quindi questa è la soluzione, che costa veramente pochissimo. Ora mi sposto un attimo. Ok, quindi vi dicevo che è super economica, sta benissimo sopra, ho messo tutte le cose, vabbè, di Natale, eccetera, però è veramente comoda come soluzione. Quindi se vi va potreste attuare un piano del genere. Qui sotto invece vi metto le scarpe che ho deciso di vendere, spero che si vedano bene. Tutte, allora, sono praticamente tutte in pelle, almeno la suoletta, però tipo questa qua dietro sono in pelle. 1, 2 e 3 invece no. Quindi, se siete di vari dintorni, 15 euro ciascuno, se a paio. Poi ovviamente se siete interessate possiamo tranquillamente parlarne, diciamo. Mentre appunto nel sito di Marketplace su Facebook le troverete a 10 euro se non siete appunto di Bari, più le spese di spedizione. E niente, quindi se vi può far piacere, sono tutti, ripeto, un 39,40, sono praticamente nuove. Queste sono stupende, non le ho mai usate, ve le faccio vedere meglio. Sono bellissime. Ecco qua. Il tacco sarà un 7. Sono veramente molto molto belle. Il problema è che, avendo comunque il problema, o meglio, non è un problema della caviglia, però comunque sia, voglio scarpe estremamente comode. Il tacco è molto alto e sono scarpe da cerimonia che non metterei mai, perché comunque sia sarei più alta di raffi e non mi piace questa cosa. Quindi, niente, per il resto sono tutti tacchi sui 7 cm, 7-8 cm. Quindi se vi fa piacere, insomma, contattatemi, 10-15 euro a paio e stiamo. Ok, adesso quindi chiudo il video qui, vado a finire di preparare da mangiare e ci vediamo poi con la seconda parte del video, quando arriveranno invece gli ordini di Zalando, in maniera tale che possiamo discuterne insieme. Sono molto soddisfatta. Mi stavo dimenticando, queste invece sono quelle che regalo proprio, perché sono comunque scarpe che ho utilizzato tanto e che ora invece non voglio usare più, quindi queste le faccio vedere comunque prima a mamma e poi deciderei che farne. Bene, sono arrivate anche le scarpe di Zalando. Ho fatto anche un piccolo ordine beauty, ma lo vedrete più in là. Sono in una location diversa, sono nel salone perché è pomeriggio e la luce è fioca, e qui entra più luce, quindi diciamo che si vede meglio. Allora, sono arrivate le scarpe, vi dico già che due paio sono di Imane Dode, sì, un paio di Raid, così si chiama la marca, Anna Field, ho già acquistato delle scarpe, mi sono trovata benissimo, e Showcase, che non avevo mai provato insieme a Raid.
Allora, vi faccio vedere. Questo forte ve lo lascio alla fine perché sono innamoratissima. Me le devo ancora provare, quindi speriamo che vadano bene. Comunque, vi prendo prima queste di Benedott, che non so quali sono. Anzi, ok, sono queste blu. Vi lascio nell'info box tutti i link alle scarpe che ho preso. Tenete conto che sono tutte massimo intorno ai 35 euro, quindi non ho fatto, diciamo, spese folli, però volevo delle scarpe che fossero buone. Io spero, ecco, se me la metto qui si vedono perfettamente. Sono blu, pensavo fosse un blu più scuro, per fortuna no, perché così si capisce proprio che è blu. Il tacco è bello solido, si vede già. Sono in velvetino, la fascia sembra abbastanza larga, di questo ho preso il 40, io porto di solito il 39, però c'era scritto sul sito che e nei commenti, che sono molto utili, andate sempre a spulciare i commenti, oltre a lasciarvi nel video qua sotto ovviamente, c'era scritto che acquistare un numero in più perché vestono piccolo. Quindi ho preso il 40, spero che vadano bene, però il tacco è giusto, hanno il laccetto alla caviglia, sono molto semplici, molto eleganti e sono molto contenta. Speriamo che vadano bene. Il secondo paio è quello di Showcase. Questa è la pista in taglia 39, sì, e sono questa meraviglia qui. Allora, sono eccessive, non so se si capisce, ma sono dorate, tutte glitterate, hanno proprio glitter, glitterozzi. Io spero vivamente, vediamo, ho paura a fare questa cosa. No, sembrerebbe che non lasciano brillantini, però ho comunque paura quando vedo scarpe di questo tipo. Sono 39, hanno questo tacco così, spero siano comode. E hanno l'intreccio davanti, che penso si veda, però ecco qui. L'unica cosa che spero è che non mi facciano male qui sul davanti, e non so se sto inquadrando bene, sì, qui sul davanti, ma non credo, le sento abbastanza morbide. E niente, mi piacevano perché queste sotto degli abitini un po' più eleganti, per feste, cerimonie e così via, secondo me sono l'ideale. Mi piacciono perché dovrebbero abbracciare bene il piede e non mi dovrebbero dare problemi. Io soffro di disidrosi plantare. Questo significa che si formano delle bollicine di acqua fondamentalmente sui piedi, si possono formare ovunque, non potete sapere quando, non potete sapere come, non c'è una cura, nel senso che esistono semplicemente delle pomate che vanno ad aprire però le bolle e quindi in realtà vi fanno malissimo, infatti è una cura che non faccio più da anni ormai. Per fortuna diciamo che riesco a tenere la situazione sotto controllo, però ho bisogno di scarpe che soprattutto qui sulle dita lasciano abbastanza libero il piede, quindi penso che vadano bene, speriamo, poi vi farò sapere. Passiamo ad Anna Field. Queste sono le scarpe che ho preso per tutti i giorni, nere con il lacciato qui alla caviglia, sembrano molto comode, sono completamente nere in velluto, si vedono, sì. Magari faccio così, penso di sì. Tacchetto basso però comunque c'è, perché io non sopporto, vi ho detto, le ballerine, comunque le scarpe proprio raso terra, è raro che le indossi, ne ho tre paia ma le indosso di rado. E quindi queste qui nere, queste sempre 39, appunto di Anna Field, sembrano bellissime viste da qui, sono molto più belle che viste in, sul sito, devo dire la verità. Ripeto, spero che vadano bene, ma secondo me le più belle in assoluto, e sembra quasi che io sia andata in ordine di gradimento, no, però quelle blu mi piacciono molto, vabbè. Comunque le ultime due sono quelle che mi piacciono effettivamente di più e ora ve le faccio vedere. Queste qui sono le scarpe di Raid, non so bene, hanno questo braccialetto al piede, ora sono bianca quindi forse è meglio se la metto qua, ecco. Hanno questo braccialetto al piede, hanno solo due striscette, hanno una pianta bella larga per fortuna. Queste sono 39, la cosa bella che dal sito non si vedeva bene è che hanno il pattern tipo a coccodrillo, ecco. Io non me ne intendo tanto, tanto è vero che per tutto il video ho detto slip back, una cosa del genere per quanto riguarda le scarpe lasciate con il talone scoperto. In realtà ho scoperto che si dice sling back, giustamente, però voi fate finta di niente, abbonatevi. E niente, quindi hanno questo effetto di stampa coccodrillo che io adoro. Cioè, se dovessi scegliere una stampa, sapete che non adoro fantasia o quant'altro, però quella coccodrillata
si dirà così, mi piace tantissimo, mi piace proprio tanto e sono stupende, quindi spero vivamente che vadano bene. Di scarpe bianche praticamente non ne ho, di sandali bianchi, e queste erano perfette anche perché, diciamo, sono, lasciano il piede molto scoperto e trovo che siano più fini, più eleganti e soprattutto che consentano questo tipo di scarpe che sono molto semplici, vanno abbinate un po' su tutto. Quindi sono, dovrebbero essere comode per tutti i giorni, avendo questo tacchetto bello resistente, anche lo sento. E nulla, mi piacciono un sacco queste qui. L'ultimo paio di scarpe, che è della Even & Odd. A parte che la carta è stupenda, io spero che si veda. È bellissima. Questa la voglio utilizzare anche per fare dei regali, perché è veramente stupenda. Sono queste qui, e non lo so se dove esistere. Io ora ve le faccio vedere, poi ditemi voi se potevo resistere a questa meraviglia. Spero vivamente che il colore renda, perché sul sito sembravano più rose, in realtà sono praticamente lilla, un rosa lilla. Per fortuna nei commenti c'era scritto, quindi ripeto, guardateli, sono stupende, sembrano il raso e questi sono morbidissimi, sono imbottiti, l'accetti, cioè sono uno spettacolo, veramente veramente bellissime. Spero che siano anche comode. Comunque guardate poi i commenti perché ve lo scriverò, e cioè sono stupende, stupendissime, tacco ben fatto. Anche queste 39, sono tutte 39 tranne quella blu che è 40, e niente, vedete, bella rigida, stupenda. Questa proprio mi ha preso il cuore. Questa veniva a 35, se non vado errato, erano scontate tutte quante, comunque per questo mi sono messa a fare l'ordine. La cosa che mi preoccupava di più, o comunque quella a cui sono stata più attenta, era che fossero, essendo senza plateau, imbottite almeno fino, si vede, almeno fino qui, diciamo, quindi fino alla pianta del piede, poi quando iniziano le dita, va bene. E sono tutte così. Quindi penso che saranno comunque comode. E niente, quindi io adesso le andrò a riporre poi nella scarpiera, come avete visto. Spero di esservi stata utile e di avervi dato degli spunti. Adesso vado a mettere a posto lo steadypanny che mi sta guardando qui, dove ho lasciato appese ancora le lenzuola che si stavano asciugando per benino. E vado a tirare fuori dal forno i brownies, perché ho fatto la ricetta di Benedetta Rossi, non so se voi la seguite, ma ho cambiato un po', io faccio sempre così. Invece di fare brownies al limone, ho fatto i brownies però con limoncello e fragole, e poi sopra ci ho passato un po' di cioccolato fondente, perché sì, direi che li mangerà Raffi perché io no, però insomma penso di aver fatto cosa buona e giusta. Va bene, io vi mando un bacione e alla prossima!